Let's fly now. Let's fly now. E dopo l'errore della scorsa parte, eccoci ad andare a battere Frigia. Che fa freddo, eh? Avanti, cammina. Giuro che se cadono le stalagmiti... Oh no, non cadono. Tempesta di neve. Chi ha usato Polneve? Appena... Io non ci voglio entrare là dentro. Si è appena congelato tutto. Io non voglio morire congelata. Ho freddo, cioè... Ho le maniche corte, ho pantaloncini corti. Uff, chi me l'ha fatto fare di fare questo lavoro? Lavoro per un... Eccola, Frigia. Oh, come primo Pokémon. Bene. Spammerò giusto poco lanciafiamme, ma giusto poco. Benvenuta, io sono Frigia di Super 4. Sono giunta da lontano per affinare le mie capacità con i Pokémon tipo ghiaccio. Ma finora sono venuta a sfidarmi solo allenatori e Pokémon deboli. Si vede che non avevano mosse tipo fuoco. E tu, sarai alla mia altezza? Sebbene sarebbe una gioia lottare con te in una sfida degna di questo nome. Oh mio Dio, è inquietante, quel sorriso era inquietante. Non prendetemi per pazzo, ma preferivo la versione... Come cavolo si chiama? La versione... Quella lì con tutti i pixel. Preferivo la versione di Smeraldo di Frida. Come sprite. Non so, non mi piace così tanto. Comunque, Glalie, ecco. Potevano dare a tutti la Mega Evoluzione. Tanto hanno tutti un po' come per Mega Evolversi. Cioè, lei a Glalie. Cosa a Banette e a Sableye, quindi all'imbarazzo della scelta, perché ha anche due Banette. E il primo a Absol, quindi... Lanciafiamme all the wave. Wanna see my flamethrower? Oh mio Dio. Mi sa che cambierò idea e inizierò a spammare Brezza. Ho giusto questo presentimento qui. Giusto questo presentimento qui. Non mettere anche il riflesso. Ti prego non mettere anche il riflesso. Oh, la grandine. Odio la grandine. Perché solo i Pokémon tipo ghiaccio non subiscono la grandine. Cioè, per la tempesta almeno ci sono i Pokémon tipo acciaio, Pokémon tipo rocce, Pokémon tipo terra. Mentre per la grandine c'è soltanto la gente che ha riparo. Oppure antimeteo. Sta merda a sgranocchio. Non osare andare KO. Guardalo, la bulkiness del mio Metagross. È vero, li rompo lo schermo luce, quindi posso rimandare in campo Explode a spammare lanciafiamme. Allora, chi mandi in campo adesso? Frozless. No, per Frozless ci vuole Absol, è solo Absol. Sto usando soltanto sempre gli stessi Pokémon io. Cioè, Flygon vabbè, col cazzo che lo mando contro un po' la Super 4 di tipo ghiaccio. Però tipo, Swampert potrebbe fare qualcosina. Ina. Mi ha appena usato Bora? Come osi? Muori. Brutto colpo, visto? Ogni colpo un crit, tranne per quando si mega evolve. A me piacerebbe farmi questo team, il team che ho adesso. Però magari al posto di Metagross mi piacerebbe metterci Mega Gallade, forse. Perché non mi piace questo team. Un altro Froslass. Shit, io un altro Bora, però non lo resisto, devo mandare Zuzu. E dopo colpirlo con Frana. Devo pensarci prima, almeno non potevo attaccare subito. Appunto, Bora. Anche Zuzu però non è che lo resiste così tanto bene. Soprattutto perché c'è la grandine. Vuoi finire dannatissima grandine? Beccati sta frana. E ovviamente, Storm di raggio. Ti odio.
Odio stori di raggio. Oh mio Dio. Zuzu non vuole rimanere stordito. Oh. Smette di grandinare, perfetto. Adesso userà grandine di nuovo, quindi uso scascata. Così almeno non misso. Ti prego Zuzu. Sei inutile. Sei dannatamente inutile. Giuro che se mi becco... Ecco, giuro che se mi... Però adesso io mi becco da solo. Avevate dubbi? Allora, dato che Zuzu è quello che deve farlo fuori, ti utilizzo una ricarica totale. Dov'è la ricarica totale? Ne ho 24. Quindi sì, posso sprecarla una su Zuzu, perché Zuzu è Zuzu. È il mio starter, lui merita il meglio. Giuro che se adesso mi ho usato di nuovo... Come cavolo si chiama? Ovviamente mi becca con Bora perché non sia mai. Magari mi congeli anche, no? Ma io me la chiamo la sfiga. Ma io non lo so. Ma io non lo so. Cioè, ma io non lo so, ragazzi. Ma io non lo so proprio. Cioè, dai, pure la grandine adesso, perché non sia mai, eh. Cioè, nello scorso episodio vi ho appena finito di dire, è piuttosto semplice. Poi arriva Frida che tipo mi era malissimo adesso. Anche se non mi ha mandato capo a nessuno, però sono messo piuttosto male. Anche perché ci muoio di grandine. Ci muoio di grandine. Invece no. Quindi adesso la scusa per utilizzare un'altra ricarica totale. Almeno non sono né confuso né congelato. Tanto mi congela di nuovo con Bora, quando ci scommettete. Bora... E... Non mi ha congelato, che culo. Mamma mia, con un'altra Bora mi fa KO. Però lui lo sprecherà per farmi appunto stori di raggio, perché è stronzo. Ti prego Zuzu, devi soltanto colpirlo. Devi soltanto colpirlo. Perfetto. Se fai un brutto colpo mi fa un favore, sappilo. Vabbè, non posso chiederti l'impossibile, cioè non è proprio l'impossibile, però non posso chiederti l'universo. Mando Lumina, perché se così se mi fa un Bora lo resisto ed evito di mandare KO. Mamma mia, sto Froslass quanti problemi mi sta dando. Allora. Ok. Sono tentato di... Come cavolo si chiama? Di mettere in campo Mega Absol e Mega Evolvermi, così da rispedirgli indietro il suo store di raggio. Problema di Lumina è che ha un attacco basso. No, un attacco speciale bassissimo. Dai, attacca con sto Invertivolt, così ho la scusa per mettere Mega Absol, dai. Dai, Lumina. Ah, ma ha finito i Bora, perfetto. Non posso chiedere di meglio. Certo, posso chiedere che Lumina, che i miei Pokémon smettano di attaccarsi da soli, però, sai... Sono io che sto giocando. Ci muoio al prossimo turno. Come dovrei rispondere io a sta cosa? C'è ancora gente che magari dice Maxink, tu non sei sfortunato. No, non lo sei per niente. Devi smetterla di dire di essere sfortunato. Certa gente la prenderei a schiaffi. Anzi, a scarpate sui denti. Allora, facciamo un bel Invertivolt. Grandine. Dai, sbrigati. Ok. Adesso ci muore malissimo perché metto Noise.
perché mi sono ricordato adesso che Absol non ha la vita piena. E vabbè, ovviamente sappiamo tutti, come abbiamo visto prima, che Frozlass è più veloce di... Perché ho usato Sgranocch quando dovevo spammare lanciafiamme? Adesso si attacca da solo. Quando ci scommettete? Oh! Oh! Attenzione! Finalmente l'Ax non c'è! Oh, addio. Ok. In pratica tu di tutto ha preso esperienza. Acquanello. No, non mi serve per il momento. Ovviamente se ne giocate in competitivo come Acquanello ve lo consiglio, è una mossa che adoro. Allora, mette One Rain. Lumina il tuo turno. Dato che One Rain ha, come cavolo si chiama, grasso spesso, non posso spammare con lanciafiamme. Io volevo mettermi One Rain in squadra. Però mi sono ricordato che esiste Lumina, che è la brutta copia di... brutta per modo di dire, di Rotom Lavacrice. Puro gelo! Ragazzi, l'avete visto anche voi, guardatela, che nabba, che nabba! Mamma mia, Frida, da questo non me l'aspettavo da te, perché devi essere così nabba? Puro gelo, cioè, dai! Cioè, peggio dei bambini che spammano i iperraggio dicendo ha tipo 150 di potenza base, è forte, e io devo usare Meteor Pugno invece che Breccia. Se adesso ci muoio, vado, mi usa Surf. Ti prego. Dato che non voglio evitare di missare, ti uso Breccia. Birim. Passa la polizia fuori da camera mia, anzi fuori dalla mia finestra. Salito di livello 49, già il secondo del level up di Metagross, ragazzi. Guardatelo, le sue statistiche quasi tutte al 100. E Glalie. Glalie lo faccio fuori. Con Zuzu, dai. Spamo Frano. Oggi, aspetta, quanti PP ho di Frano? Perché se ne ho pochi, evito. Comunque ho ricevuto la mia prima kill. Ho 8 pp di Frama. No, me li voglio tenere. Liofilizzazione super efficace sui Pokémon tipo acqua. Cazzo. Questo non me lo ricordo. Non lo sapevo, ragazzi. Non sapevo che Glalie poteva impararlo. Allora, Noise, vai un bel lanciafiamme. Metà vita. Grandir, occhio. Vuoi farmi Bora? Vuoi davvero farmi Bora? Adesso tanto ci muori. Se non tipo... se non faccio danno minimo, ci muori. Ok. E ho vinto. Tu e la tua squadra fate scintille. Mi stai prendendo per il culo? Cioè, il primo Pokémon che mi ha morto è stato Lumina, l'unico Pokémon con cui ho usato Scintilla. E tu, insieme alla tua squadra, fate Scintille. Muori, Frida, muori. Il vostro spirito ribolle. Non è facile contrastare il vostro ardore. Non mi sorprende che la mia tecnica basata su mosse tipo ghiaccio si sia rivelata inefficace. Prosegui nella prossima sala. E ricorda, come può il ghiaccio stare di danza ad un fuoco così puro? Preparati a sperimentare la vera potenza della temibile Lega Pokémon. L'ho già sperimentata perché mi ha mandato KO due Pokémon. You bitch. Ecco, you bitch. Anzi. Sì, sbrigati, revitalizziamo Lumina e Zuzu. Poi, dato che quello è un cavolo di... mi sono appena accorto che non ho Pokémon con tipi Drago. Cioè, avrei Flygon, ma Flygon è tipo il Pokémon più lento di tipo Drago, se non mi sbaglio. Shit.
E quella merda sicuramente Altaria e Salamence. Fuck. Vabbè, vedremo nel prossimo episodio come andrà. A dopo.